10, 7, 3, 5, 2. Mi sa che me ne manca una. Uff, Virtitoro. Ma cosa sta succedendo? Era un gelido febbraio del 1871. La breva, sul Ceresio, accompagnava i lavoratori dei campi che, prima di rientrare in casa, si recavano in osteria. Nel pentolone cuocevano patate, rape, fagioli. Era ovunque un gran silenzio, non appena calavano le prime ombre della sera. In quei tempi di miseria e di privazioni, poche, se non nulle, erano le distrazioni dal duro lavoro. D'un tratto, come per incanto, da un rustico là dietro la sagrestia di Santa Marta, ecco che qualcosa di nuovo iniziava a prendere vita. Un'idea che nessuno mai pensò potesse durare tutto questo tempo. E invece è realtà. La banda, la Società Filarmonica Santa Cecilia di Porlezza. Ah, ecco qua la mia parte. Beh, bentornata, Mirtidoro. Ma che ore sono? È tardissimo.